Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo questa sera in un clima di festa e di gioia. È il momento culminante della festa del Natale. Avete iniziato a festeggiare nella vostra famiglia. La nostra tradizione raduna le famiglie la notte di Natale, quasi ad accogliere nella chiesa domestica il bambino Gesù che nasce. E poi eccoci qui, attorno all'altare, per celebrare nell'Eucaristia, nei santi misteri, il mistero della nascita di Gesù. Vogliamo fermarci a riflettere sul senso di questa festa e sulla parola di Dio che ci è stata annunciata. Tutta l'umanità festeggia il Natale, ma a volte è una festa sguaiata, un po' disordinata, espressione esteriore e superficiale della gioia derivante dall'evento che ha segnato e cambiato la storia. Noi cristiani continuiamo ad annunciarlo al mondo intero. Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo, è nato da Maria di Nazareth, è entrato nella nostra storia. Siamo radunati nel cuore, nel buio della notte, a significare che Dio porta la luce nel buio della storia. Al popolo che cammina nelle tenebre appare una grande luce, Gesù. Quella luce che si perde tra le luminarie dei natali delle nostre città e che intende illuminare e riscaldare il cuore degli uomini. Il racconto del Vangelo, semplice e solenne nello stesso tempo, rinnova i brividi di un evento inedito ed unico, che è spartiacque della storia e consolazione per l'umanità. Il tempo del censimento, evento civile storico ordinato dall'imperatore Cesare Augusto, annovera Gesù nel catalogo inventario dell'umanità. Gesù è avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Il re dei re nasce come un uomo qualunque, di condizione modesta, fuori dalla propria casa, addirittura in una grotta stalla, in condizione di estrema povertà. Il Vangelo, a sostegno della nostra fede, ci invita a contemplare, ad accogliere il mistero di Dio che si fa uno di noi, sceglie la condizione di povertà della natura umana e all'interno di questa la forma di estrema povertà. È la via che Dio ci indica, quale condizione propizia per arrivare a Lui, incontrarlo. Povertà e condivisione con i poveri. Francesco d'Assisi, Cristo redivivo, ha imparato dalla grotta di Betlemme, il presepio, ad essere come Gesù e seguire la sua strada. Incupito da focolai di guerra in tantissime parti del mondo, si parla di terza guerra mondiale a Bizantino, e dalla invadenza dell'azione terroristica a livello mondiale ampliata dalla comunicazione globalizzata. Ci troviamo inseriti in una società avvolta nell'individualismo e nella indifferenza religiosa. Anche nel nostro territorio lamentiamo e soffriamo precarietà, disoccupazione, sofferenza e disagi vari.
In questa notte anche a noi viene dato il lieto annunzio rivelato ai pastori. È consolante sapere che questa nostra storia non è abbandonata al caso. Anche la nostra storia personale non è abbandonata al caso. Ma c'è un Salvatore, un inviato da Dio, che è il vero Signore e che prende nelle sue mani la storia dell'umanità e la nostra storia personale. C'è una luce offerta a tutti che rischiara un futuro di pace, di gioia e di benessere. Siamo disposti anche noi, come i pastori, ad accogliere questo mistero di grazia che si compie nella semplicità dei mezzi con la nostra adesione al progetto di Cristo. Il mistero del Natale si compie oggi per noi. Lo accogliamo con la fede di Maria, di Giuseppe, dei Santi, di Francesco d'Assisi e della Chiesa. Il Natale di Gesù è per la pace degli uomini, non perché hanno buona volontà, ma in quanto sono amati da Dio. Noi siamo amati da Dio, cari fratelli e sorelle, anche se peccatori, superficiali e distratti. Auguro a ciascuno di essere illuminato dalla luce di Dio e di percepire questo amore di Dio soprattutto nell'incontro eucaristico con il Signore e nell'incontro fraterno con chi, povero o bisognoso, rappresenta Gesù. Buon Natale a tutti.